Abbiamo 6.000 e passa monete. Non mi va di darle a Mr. Crab adesso, per il semplice fatto che così almeno, se dobbiamo aprire qualche passaggio, ce l'abbiamo. Tanto spatole d'oro per il momento ne abbiamo in abbondanza. Diamo il calzino a Patrick. Ecco, qui ne abbiamo ottenuto 30. E con questo gratis, tra l'altro. Quindi possiamo finalmente andare nella prossima zona con il doppio delle spatole. Raggiungi il Poseidon, che tra l'altro, questo risponde alla mia domanda. Non andiamo verso la città, andiamo al Poseidon, quindi andiamo da questa parte. Però non capisco il giro. Il centro della città è qua, il Poseidon è qui, però il centro della città è da quella parte. Come cacchio l'hanno fatta la mappa? Vabbè, andiamo. Vi ho condotti qui per sottoporvi a una grande sfida. Io ho nervi d'acciaio e muscoli di sabbia. Chi di gelatina! Il mio Poseidon è stato violato da un possente nemico che voi dovete battere. Ok. Io sono pronto, Altezza! Io sono pronto! In quest'angolo, in difesa del Poseidon, un piccoletto quadrato! Ma no! Il piccoletto quadrato. E il suo sfidante è un enorme scoiattolo robot assassino. Guarda, è una giraffa. Io credo di dover tornare a casa. Gary avrà fame. Fresco come una brezza primaverile. Come si combatte questo coso? Sembra che il robot sia vulnerabile. Grande barriera corallina. Ok, quindi dobbiamo aspettare. Sembra che il robot sia vulnerabile. Il robot. Il momento esatto in cui faccia il salto. Sembra che il robot sia vulnerabile. Il robot farebbe preso. Meglio a cambiare subito tattica. Oh cavolo. Voglio giocare! Non c'è tempo di giocare. Qui è in ballo la nostra vita. Ma io non so. Voglio giocare! Va bene. Rimbalza e lancia la testa. Ehi, no, mi sono passato i dolori alla schiena. Sono finito sul piede. Ma porca. Dai. Allora, è probabile che devo lanciare Spling, la classica mossa clothesline. Dicevo, è probabile che devo lanciare la testa dove ci sono le scosse elettriche. Patrick ha una grossa occasione. Vai. Lancialo. Un KO sensazionale, ecco fatto. Da parte di Patrick. Le mutande di SpongeBob non sembrano della misura giusta. Ma no. Ma dai, ancora, ma scusami, ma che raggio c'ha? Ah, si è scaricato Nier Automata intanto. No, di nuovo. Sta perdendo la testa. Corri, Patrick. Si va. Oh, ok. Un lancio della testa da parte di Patrick. Della testa. Dai, stavolta proviamo a evitarlo, scusami. Ok. Prima non so perché non riuscivamo ad evitarlo. Il robot sta perdendo la testa. No, scappa. Wow, ecco fatto. Hai visto un incontro così elettrizzante? Che spasso. Tocca a te, SpongeBob. L'ho già sentita sta musica. Rimbalza e schiantati sulla testa. Ah vabbè, è facile. Spling, la classica mossa clothesline. Con le braccine anche così non è. Non era scontata. No, di nuovo. Vai. Presa. Un montante formidabile. Scappa, spingi, Bob. Ah, cavolo. Sta mossa qui ha un range un po' strano. Quello segnala che si può fare uno schianto bomba. No! Utile! Preso, ok. L'incontro. L'ultimo colpo, dai. L'ultimo colpo e ci siamo. Fatto, perfetto.
No! Ma no, ma scusami! Ma prima, no, anche quando l'ho colpita, non era cambiato nulla. Vabbè. Ecco, fatto. Presa. Il robot fatto. Il tappeto e non si rialzerà. Dolce vittoria. Boss sconfitto. Fantastico, che battaglia incredibile. Digli un po' che cosa ha vinto, Johnny. Johnny. È un nuovo potere! La palla bolla! Aspettate, c'è di più! Una spatola d'oro! E non è tutto! C'è anche un buono sconto di $5.32 da usare alla piccola bottega di fiori e pesci essiccati di Dean! Ma come? Oh, grazie, vuol dire davvero molto per me! Io... mi ero ripromesso di non piangere! Piangi quanto vuoi, però non qui! Abbiamo passato la cera! Ma dai! Abbiamo passato la cera. Voglio, visto che abbiamo ottenuto il colpo palla, vorrei andare un attimo dove siamo andati l'altra volta, alle giostre. Ehi, Plankton. Sì, che vuoi? Mi chiedevo perché tutti i robot sembrano venire dall'interno del ciambacchetto. Sul serio? Non l'avevo notato. Così sembra. E poi c'è scritto quartier generale dei robot su quell'enorme cartello al neon. SpongeBob, io sono tuo amico, giusto? Eh certo, come no? Non proprio. Esatto. Esattamente. E in quanto tuo non amico, mi preoccupo per te come adesso. Stai pensando troppo. Ho paura che potresti farti male. Ma dai, che stronzo. Ora ti spiego quello che farò. Penserò io per te, così non rischierai di farti male. Uh-huh. E tu potrai continuare ad aiutarmi a tornare nel ciambacchetto. Tra l'altro, è una cosa che ho notato anche nello scorso episodio. Quando ci sono le parole colorate d'arancione, alcune volte non c'è lo spazio tra la parola precedente e quella arancione. Tipo, nel ciambacchetto è tutto attaccato. Grazie, Plankton. Sei il miglior non amico che un amico possa desiderare. Ho chiuso con il pensare. Quello già da un bel po', eh. Allora, torniamo indietro intanto. Ma è aperta o è... Sì, è aperta, wow. Ma perché adesso c'è la palla qui? Per caso qualche area in cui devo rotolare con la palla? Vabbè, io intanto ritorno alla laguna. Che poi molto probabilmente quello che stiamo andando a prendere è un calzino, non è neanche una spatola d'oro, secondo me, eh. Però già che ci siamo, prendiamoci lo shortcut. Cambiamo con Patrick, torniamo alle giostre, riprendiamo SpongeBob e andiamo a farci il minigioco. Credo di dover centrare... Ah, dobbiamo fare punti, ok, aspetta. Però non mi dice quanti. Ho appena capito e sono scemo. Il gioco, questo qui, ti dà solo i punti. Cioè serve per farmare monete. Io pensavo che ci fosse un qualche metodo per prendere, non lo so, i calzini, queste cose qua. Invece ti serve a prendere solo gli oggetti scintillanti. Mi sento derubato del mio tempo.